190.000 euro. In chiusura lo sport, successo italiano alle finali della Coppa del Mondo di sci che si disputano ad Aspen negli Stati Uniti. Peter Thiel, come lo scorso anno, ha vinto il trofeo nella discesa libera, piazzandosi secondo nella gara vinta dal compagno di squadra Dominic Paris. Tra le donne, Sofia Voggia è seconda nella classifica di specialità, oggi il Super G. Thank you.
ascoltatore Leonardo da Bari, anche se alla fine ieri ha vinto il candidato conservatore Rutte, non significa che il candidato cosiddetto populista abbia perso, anzi, riuscire ad essere il secondo partito in una nazione come l'Olanda, da sempre esempio di multirazzialità e multiculturalismo, è la conferma che un nuovo vento nel mondo avanza. Ha fatto da apripista l'Inghilterra con Brexit, hanno seguito gli Stati Uniti di Trump, e non finirà qui. È un nuovo modo di progetto di società che segue il cambiamento del mondo. I partiti di sinistra stanno scomparendo dovunque, sopravvivono solo in Italia. In realtà il giudizio sarebbe molto più articolato, responsabili di aver portato le nostre civiltà sull'orlo del baratro per una serie di interessi. E poi una citazione di Matteo Salvini, che sarà più avanti nostro ospite. Allora, Eleonora Poli, una sua riflessione anche in relazione a quello che dicono i nostri ascoltatori, poi Martin Valandere, e torniamo ad Amsterdam da Italia. Ma direi che il fatto che il Partito dei Verdi, ad esempio, abbia ottenuto un così ampio numero di voti significa che il populismo, inteso come movimenti nazionalisti in questo caso, e Fobi non è l'unica risposta al malcontento sociale, è una delle risposte. Il fatto che ognuno dei cittadini abbia deciso di votare anche partiti che non sono tradizionali significa che non c'è un unico su come, diciamo, l'Olanda o la stessa Unione Europea o gli altri paesi debbano procedere. Il populismo di Wilders è un populismo perché tenta di dare risposte molto semplici a problemi complessi, come per esempio il problema dell'integrazione culturale viene risolto da Wilders con blocchiamo l'accesso ai musulmani al nostro paese, cosa che è totalmente irrealizzabile in un mondo così globalizzato e così connesso. Le percentuali di musulmani in Olanda? Guardi, le percentuali di musulmani di per sé non le ho, ma comunque ce n'è un gran numero, nel senso che non è un'immigrazione di questo momento, è un processo che dura ormai da anni, e comunque l'Olanda ha un passato coloniale, quindi è un po' come scordarsi del proprio passato per negare il presente. Martin Baraldere, in due domande e poi andiamo ad Amsterdam, che sono le seguenti. La prima, lo scontento, il malcontento olandese, una nazione che rispetto all'Italia è una specie di paradiso economico, in area sottostante. Le percentuali disoccupati poco sopra il 5%, la crescita e il reddito pro capite tra i più alti del mondo, in realtà le condizioni, una crescita negli ultimi anni e nel 2016 superiore al 2%, in realtà è un paese di grande benessere, e questa è la prima considerazione da fare. Perché così tanto scontento, che rimanda alla questione dell'identità, suppongo, Martin? Ma innanzitutto dal voto emerge che non c'è così tanto scontento, terza, anzi Rutte, il partito consultore liberale CFD del premio Rutte, ha vinto per la terza volta consecutiva, il partito più grande. Lui può, dopo 7 anni, continuare a governare, quindi è un ultimo risultato per il governo che c'era, almeno per questo partito più grande. I socialdemocratici sono i grandi sconfitti, poi il verde sinistra, che ho sentito prima, non è diventato un grande partito, ma neanche Wilders, perché Wilders è il secondo, ma con solo un seggio in più rispetto ai democristiani e di 66, che sono i socialliberali, quindi diciamo che Wilders è solo un pochino più grande rispetto a due altri partiti che sono molto più vicini a Rutte, al consultore liberali, e anche questa vera sinistra, insomma, non è che conta molto, è un partito che arriva al quinto posto, quindi non si può contare vittoria. È dato di fatto che l'Olanda negli ultimi anni si è spostata sempre più verso destra, per la destra realistica, liberale, che dà la possibilità anche di immigrati di emergere e di darci da fare e di avere spazio per crescere, per fare carriera, purché accettano la nostra regola. E Martin Baraldere, il corrispondente del Telegraph qui in Italia, che stava parlando nel dare la parola a Italia Sofis ad Amsterdam, aggiungo solo un paio di considerazioni. I politologi hanno detto, immagino che verranno riprese anche dagli ospiti di Ilaria, che Wilders è riuscito comunque a spostare l'agenda, il lessico politico
uno può diventare membro del PDD, ma tutti possono essere attivisti. Quindi non c'è un'organizzazione, non ci sono i fori, non ci sono circoli, non c'è un'economia, diciamo un'economia interna chiara, evidente, perché in altri vengono richiesti finanziamenti pubblici, il partito non deve dichiarare l'origine dei propri fondi. Esiste questa onlus, diciamo, mettiamola in questa maniera qui, che raccoglie donazioni e fondi, quindi sono
Amsterdam, L'Aia e poi sentirete le reazioni anche di altre capitali europee. Stiamo cercando di analizzare i risultati del voto olandese, che hanno spiegazioni interne che i nostri ospiti, specialmente gli analisti olandesi, stanno cercando di consegnarci, ma anche effetti, almeno così crediamo e così abbiamo impostato il nostro video diretto, effetti sulle elezioni europee del 2017. Non a caso la giunta aveva definito questo voto, cioè il premio olandese uscente, forse
in Olanda e in contatto con l'estero. Volevo dire una cosa su Erdogan. Secondo me non Erdogan ha aiutato. Io credo che Rutte ha aiutato se stesso a vincere tramite la sua risposta. Quello che ha fatto Erdogan ha fatto perdere tante persone anche in Olanda, soprattutto i turchi e altre minoranze, e la maggioranza dei turchi che non vuole essere così radicale come è stato Erdogan. Questo è molto importante, non ci sono tanti vincitori di questa cosa. Non ci sono tanti vincitori, peraltro ieri leggevamo su uno dei quotidiani più importanti la presentazione, non è vero che noi abbiamo impedito l'accesso al ministro degli esteri, gli avevamo semplicemente detto che doveva andare, che avrebbe potuto tenere il suo comizio fino a nuovo all'aperto, un luogo al chiuso, per cui parole forti nel giornale. Per loro che vengono qua, ma stiamo creando povertà per noi che dobbiamo sopportare.
passaggio dicevo che l'Europa sembra che tutti i mali siano solo siano colpa dell'Europa, ma mai come adesso bisogna stare uniti, perché la debolezza, la disunione produce solo debolezza. È l'unione che fa la forza, e qui c'è gente che non vuole l'unione perché l'Europa è una straordinaria opportunità per tutti noi. L'unica cosa che è vero è che ci sono i problemi, ma i problemi si risolvono piano piano, e questo è il problema. Ma la colpa è solo ed esclusivamente nostra, degli uomini. Dario Grazia e Martin Varandere, la ragione Ricoletta con quel tweet quando dice chiamiamoli nazionalismi. Sì, e io sono anche d'accordo su quello che ha detto l'ultima persona, Dario si chiama, no? Anche io penso che sia bene essere uniti, anche sulla questione dell'immigrazione, in effetti in tutta l'Europa è comunque cresciuta la destra, l'Olanda è comunque si è spostata a destra, una destra ragionevole, che dà comunque sempre la possibilità ai migranti di emergere se vogliono e se sono di buona volontà e si dimostrano di essere ben integrati, ma infatti non si può continuare a accogliere una persona al giorno che arrivano con la banca, cioè, io penso sia in effetti una politica impossibile. È sorprendente che in Italia non c'è una grande crescita a destra, perché l'Olanda comunque si è spostata a destra e anche altri paesi europei, invece in Italia non succede, questa è una considerazione di grande interesse. Leonora Poli cerca di CIAI, aggiungo soltanto a proposito dell'immigrazione, la risorsa già aveva dato questi dati, ne aggiungo alcuni su una popolazione, diceva Ilaria, di 17 milioni di abitanti, i cittadini di origine olandese sono quasi l'80%, 6,3 di origine europea, Unione Europea, 2,4 turchi, 2,3 olandesi indonesiani, ricordiamo le colonie olandesi, marocchini 2,2, surinamesi 2,1, caraibici 0,9, poi altri, ma ci sono anche diversi iracheni e cinesi. Leonora Poli. Ma diciamo che il problema dell'immigrazione è sicuramente legato allo sviluppo di questi nazionalismi. Volevo fare una correzione: quando si parla di populismi o populismo, il populismo può essere anche interpretato come una tecnica, nel senso che è dare risposte molto semplici a problemi complessi, e anche i partiti tradizionali possono usare una retorica populista, quindi non è solamente un partito, diciamo, xenofobo o nazionalista che è populista. E questo è importante sottolinearlo. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, sicuramente serve una risposta europea, perché è un problema che difficilmente può essere affrontato a livello nazionale, ma rimane un problema che deve essere risolto. Non si possono chiudere le frontiere, soprattutto di fronte a casi di persone che hanno bisogno di asilo politico. Si può però tuttavia avere delle risposte coordinate a livello europeo, e questa è la grande forza appunto dell'Unione Europea, sta proprio in questo, la necessità di avere più unione a livello europeo. Torniamo ad Amsterdam, da Ilaria Sotis, fino alla chiusura di questa parte dello speciale del GR1. Sì, 9:53, sono sempre qui da questo canale di fronte alla biblioteca Laoba, la grande biblioteca di Amsterdam. Continuiamo a cercare di interrogarci. Nel frattempo vi segnalo che sono gli abitanti ragazzi che ci guardano incuriositi, perché evidentemente non è cosa di tutti i giorni vedere un tavolino piazzato all'esterno di una scalinata della biblioteca con ospiti con le cuffie in testa. Di questo ci rallegriamo. Riprendiamo un po' di quello che ci dicevano gli ascoltatori con i loro messaggi 335-699-2949. Allora, rispetto a quanto diceva Maurizio, il tema dell'immigrazione, il punto fondamentale, io credo, e su questo chiedo a Bas Mesters di confermare oppure smentire quello che sto dicendo, è che Wilders, più che parlare di immigrazione, ha parlato di Islam, cioè il punto è stato l'Islam, e questa è la mia prima domanda. La seconda, Dario diceva, siamo uniti, l'Europa vince solo se sta uniti, una delle parole d'ordine di Wilders era l'exit, cioè l'uscita dell'Olanda dall'Unione Europea, per cui in questo senso forse, riprendendo anche quello che diceva Enrico Letta, è più nazionalismo che populismo. Cominciamo da questa risposta, Mark Lady, lei in Decker. Io credo che per Wilders veramente il tema dell'Islam è molto più fondamentale del tema dell'Europa. Se guardi i sondaggi, quasi un 80% degli olandesi non vuole uscire per niente dalla zona euro, dalla Comunità Europea. Questa è una grande differenza con Le Pen. Le Pen, per esempio, ha messo sul primo piano l'Europa, vuole uscire dall'Europa, mentre il discorso sull'Islam è più condiviso con altri partiti in Francia. Allora, per me, sicuramente il problema è l'Islam, e forse il problema è nel passato. Noi abbiamo un passato di pilastri e religioni, ma i cattolici e i protestanti vivevano in un separati, quasi separati. Pensavamo, quando sono arrivati i romani, che anche per loro andrebbe bene, dimenticando che ci vuole più sforzo per integrare nella società, perché c'è un problema della lingua, c'è un problema con
contrasti da utilizzare li utilizzerà anche. Islam è il contrasto più importante per lui. Ma ci vediamo su regole. Sì, sono d'accordo su questo, gli animali, ma il problema principale sono d'accordo con entrambi i colleghi, il problema principale è sicuramente l'ossessione di Wilders con l'Islam, però a monte c'è un problema sicuramente più profondo che riguarda la società moschietica. Io per esempio con il collega da Roma non sono particolarmente d'accordo sul discorso dell'integrazione, esatto, col discorso sull'integrazione eccetera, perché chiaramente l'integrazione dipende dal reddito, quindi redditi alti non è richiesta grande integrazione, reddito basso invece è richiesta con una certa energia, diciamo, questa. Però su questo allora davvero c'è stato il fallimento dei partiti di sinistra che lei oggi qui da noi rappresenta, se le cose stanno così? Sì, no, è ovvio che noi non siamo riusciti da dare a tutti gli olandesi l'idea che anche i problemi possono essere parlati e che sono affrontati anche da noi. Sono affrontati e la società fondamentalmente è multiculturale, è multietnico, però la questione del populismo è che non è una questione come si parla degli altri, si sta escludendo gente dalla società, o trattarle come un persona di secondo grado, o vuoi includerle insieme ai problemi. E questo tema, guardate che è centrale, cioè siamo tutti cittadini della stessa categoria o esistono cittadini di serie B e C? Thank you.
chiamato a programmare, avere questo buon senso di usare un criterio di inserimento abbastanza severo e allo stesso tempo rispettoso. La decisione origine 1. E proprio per inseguire il sogno europeo, la Roma ospiterà questa sera il Lione nel ritorno degli ottavi di Europa League. Per qualificarsi, infatti, i giallorossi devono rimontare il 4-2 dell'andata. Radio Cronaca in diretta su questa rete a partire dalle 20:45. E se non è una tua.
turca del partito di Rutte, dicendo ecco perché questo è un protesto contro Erdogan, si può anche essere in questo modo. Ci sono tanti turchi ben integrati in Olanda che sono sempre benvenuti. Questo è fondamentale. Una volta Wilders avrebbe detto al suo pubblico volete più o meno maschili. Loro hanno detto meno e lui ha detto ci penso. Questa è stata una brutta cosa che a molti olandesi non è piaciuto. A prescindere dalla sua provenienza, la mentalità liberale è sempre dare spazio a chiunque purché dimostri la buona volontà. Nel libro Talenti d'Italia faccio vedere che anche italiani giovani che nascono in paesi difficili, che sia nel contrario di Napoli, Sicilia, eccetera, possono farcela e possono fare una bella carriera. Naturalmente ai radioascoltatori di Radio 1. Io sono a Strasburgo ed è inutile negare che il sentimento ricorrente in queste ore nei palazzi delle istituzioni europee è quello del sospiro di sollievo. Proprio così infatti sono stati accolti i risultati delle elezioni olandesi, lo testimonia il fatto che il Presidente della Commissione europea Juncker abbia chiamato immediatamente ieri sera al Premier olandese Rutte per complimentarsi per quella che ha definito una netta vittoria. Sempre tempestivamente, per i tempi anche un po' delle istituzioni europee, è arrivato il tweet del portavoce della Commissione Schiers che ieri sera ha considerato il risultato olandese un voto per l'Europa e contro gli estremisti. Un altro tweet importante è arrivato sempre nella tarda serata di ieri dal Presidente del Parlamento Tajani, che è il italiano, della parola congratulazione. Sicuramente oggi arriveranno anche altre reazioni del mondo politico e istituzionale europeo. Qualche reazione ce l'abbiamo già, pensiamo al presidente del gruppo dei popolari europei, il tedesco Weber, che parla di una buona notizia per l'Europa, un po' un asco per tanti anti-europeisti. E pensare che proprio ieri, giorno da qua, quando ne parliamo, il leader Gabba, che ha un'attenzione tra Francia e Turchia, avesse potuto in qualche modo influire sui risultati elettorali dell'AIA, non a caso poi tutte le istituzioni europee ieri hanno fatto quadrato intorno all'Olanda. E se mi permetti, le due parole che hai appena citato, il turco Cavusoglu, ripropongono il tema in maniera attuale. Ieri Tajani ha detto che offende l'Italia, l'Olanda, scusate, offende tutti i cittadini europei. Il presidente del Consiglio Tusk ha detto che chi vede il fascismo in Olanda vive fuori dalla realtà. È stato particolarmente duro. Lo stesso Juncker, che ha avvertito la Turchia, gli ha detto guardate che se attaccate l'Olanda non potete entrare in Europa. Insomma, un vero far quadrato intorno all'AIA di fronte a questa tensione che appunto, come ci raccontavi dalle parole del ministro turco Cavusoglu, rischia di tornare di strettissima attualità. Se ci accompagnerà immagino nelle settimane e nei mesi a venire. Antonio Preziosi, grazie, era a Strasburgo il nostro corrispondente a Bruxelles, dei WhatsApp adesso, poi Eleonora Poli e poi Matteo Salvini, ecco i WhatsApp. Tutti parlano di vittoria, di sconfitta di alcuni di altri, mi sembra che un dato emerga in maniera significativa, cioè su 150 seggi il partito che ne prende di più ne prende 30. E mi sembra di vedere un po' la situazione attuale anche dell'Italia, dove da tutti i sondaggi la forza più importante in questo momento dicono i 5 Stelle, ma era un pochino qualche settimana fa, un centrodestra tutto unito che è molto lontano dall'avere la maggioranza. Quindi vedo la frammentazione, altro che sollievo dell'Europa, vedo degli stati bloccati in Europa. E la destra estrema non vuole distruggere proprio nulla. La destra estrema vuole mettere al centro dell'attenzione il popolo, la nazione, e non le banche e i grandi poleri economici. E il problema della destra estrema che fa paura perché vuole scardinare un sistema di interessi personali, questo è il problema della destra estrema. Grazie Massimo. Da anni ormai gli olandesi continuano ad insegnarci il significato di cultura, di rispetto e di partecipazione democratica. Questo è l'ennesimo esempio. Enrico da Udine.
Sono le 10:15, Eleonora Poli, ricercatrice dello IAI, molto scrive, ha scritto, ha studiato di Europa, Unione Europea, euroscetticismi. È difficile mettere assieme questo caleidoscopio, le riflessioni che Ilaria Sotis con i suoi ospiti a Amsterdam, e torneremo da lei tra pochissimo, ha consegnato alla nostra attenzione. Ma insomma, proviamo a dare ordine e poi sentiamo la voce di Matteo Salvini, che stamane è, credo, una presenza, una voce molto importante. Eleonora. Se posso fare un breve inciso sulla Turchia, penso che sia veramente importante che ci sia stata una risposta univoca da parte delle istituzioni europee, perché è veramente fuori contesto che un paese come la Turchia, che non riconosce gli errori del proprio passato come il genocidio degli armeni, chiami nazista o fascista un altro paese. Detto questo, per ritornare appunto ai commenti dei radioascoltatori, io credo che il dato, diciamo, della frammentazione dei partiti in Olanda sia più legato al sistema elettorale olandese che a un sistema di tipo proporzionale. Secondo partito, e questo l'abbiamo detto proprio questa mattina in apertura,
cercando di dare anche gli aggiornamenti dei risultati, perché ancora si sta finendo di scrutinare, siamo al 97% delle schede, il dato sull'affluenza che gli avevamo dato una ventina di minuti fa al 77%, invece ora è tornato all'80%, però non sono cambiati i seggi attribuiti. Io quello che volevo chiedere a Salvini era questo: Salvini dice ci si sta rendendo conto dei libri più significativi collocati ognuno in un